Paolino visceralmente, Don Ampelio Crema, giusto? Sì. sì visceralmente? Visceralmente, perché fin dall'inizio c'era la voglia di non fermarsi a fare il parco legato a un piccolo territorio, ma girare il mondo. E quindi... Poi sono rimasto sempre in Italia, ma mi piace questa missione di non star fermo in un ambiente. Allora, a Vicenza, oggi, perché a Vicenza lei ha un ruolo anche particolarmente sì. importante nel centro culturale, sì. come presidente di questa che però una È operazione, una... chiamiamola così, che sì, come Paolini, ma al di là di Vicenza, no? Sì, come Paolini vent'anni fa abbiamo fatto la scelta di eh, rispondere alla sfida culturale che la Chiesa stava avviando con il Centro Culturale San Paolo, che è il nostro essere nel territorio. Quindi cerchiamo di vivere il nostro essere Paolini, quindi vivere nel mondo della comunicazione, cercando ma nel territorio anche di essere formatori, animatori, sia alla comunicazione, sia alla Bibbia, e sia ovviamente alla famiglia, che sono i nostri tre cardini di impegno apostolico. La provoco sempre un passo avanti agli altri, Paolini? Beh, non sempre, dai, siamo sinceri. Eh, con le nuove tecnologie facciamo un po' più di fatica. Sì. Eh, diciamo che per tanti anni... Però mental, mentalmente sì, ci mentalmente provate, ci avete sempre provato. La sfida c'è, però è vero che oggi i nuovi media ci mettono un po' in crisi perché stiamo un po' arrancando in Italia. All'estero no, all'estero c'è molta più vivacità, c'è anche molto più ricambio vocazionale, quindi forse questo aiuta. Culturalmente però vi siete sempre messi... E Don Ampelio stesso si è sempre messo un po' alla ricerca, ricerca e anche in discussione, non ci mm. sentiamo arrivati, nel senso che crediamo che la sfida oggi non è tanto solo curare le piaghe sociali, ma è soprattutto il cosiddetto metodo preventivo di Don Bosco, cioè dare valori, formare, aiutare la gente a riflettere, a saper scegliere, a saper valutare le situazioni. Quindi la cultura certo. è la sfida. Attuale. Più che mai attuale, tanto più oggi che abbiamo una società che ha bisogno di uomini che pensano con la loro testa. Assolutamente. Stavo dicendo che mi capita sempre di percepire che dietro storie di sacerdoti che vivono nella quotidianità, anche la fatica di essere testimoni, come dice Francesco, di uscire dagli schemi attuali normali e di andare, c'è sempre un incontro, un incontro con Gesù Cristo naturalmente, ma che passa attraverso anche delle figure. Sì. È successo così anche per Don Ampelio? Sì, diciamo le figure che. Eh, com... Indicato o meglio orientato la mia scelta sono state sicuramente la mia famiglia. Il primo aspetto, diciamo, in un momento anche faticoso, la morte di mio papà. Tutto sommato lì ho trovato la mia vocazione, perché ho visto tanti piccoli segni che mi hanno portato poi a 18 anni a confermare questa scelta. Seconda cosa, avevo uno zio già Paolino in Brasile, quindi non ha inciso direttamente. Però questo fatto della missionarietà di poter andare all'estero, di poter comunque. Eh, Portare un po' il Vangelo a tutti mi ha sempre attirato fin da ragazzino. Tanto che passavano per le scuole da ragazzino, i, sia i frati, ma anche il seminario, per i campi scuola, per andare a fare un'esperienza. Ma no, 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 io volevo qualcosa di diverso. Da Treviso. Un da paesino Treviso. in provincia di Treviso si chiama? Musano di Trevignano, tra Treviso e Montebelluna, quindi razza piave comunque. Razza piave, dove si respira il profumo sì, spesso volentieri del è prosecco. È arrivato giù anche lì Arriva in pianura. Lì. Sì, è è è arrivato. Perché naturalmente poi da cosa nasce cosa. Sì, Ma da quella terra poi la terra vicentina è un po' in giro anche per tutta Italia. Sì, in questi anni ormai sono 33 anni, mamma mia, 32 che sono prete, e ho girato un po' da Vicenza, sono stato in Cinisello a Balsamo, Milano, ho lavorato in Università Cattolica come assistente spirituale, Alba eh, come superiore, Roma come responsabile un po' della formazione, dell'animazione giovanile e vocazionale di Paolini, quindi ho cercato sempre di lavorare soprattutto il mondo giovanile, poi il mondo il, il ruolo, tra virgolette, il posto dove la provvidenza l'ha messo che le è piaciuto di più. Ma quello che sto vivendo oggi, perché ogni giorno so <ride> mi piace non mi sento mai arrivato, sto facendo, mi hanno chiesto di fare qualcosa che avevo già fatto 30 anni fa, mi sembra di essere la prima volta che mi rimetto in gioco e quindi il posto migliore è quello che il buon Dio mi chiama a fare oggi. Di che cosa hanno bisogno i giovani oggi? Eh, credo hanno bisogno di gente che abbia tempo per ascoltarli e sappia intercettarli, non è facile perché oggi hanno un linguaggio, un modo di porsi, molto diverso forse da quello che erano le nostre attese, il nostro modo di essere, però se trovano uno che li ascolta e che cammina con loro, eh, sicuramente ti seguono. Possono ecco. fare miracoli. Possono fare miracoli, modo. perché ah. poi c'è molta voglia di mettersi in gioco, di sperimentare. È chiaro che forse eh, fanno fatica un po' ad andare in profondità, però la voglia di cercare c'è, dobbiamo suscitarla sempre più. Assolutamente. Noi ci siamo conosciuti per una felice occasione che è quella del festivo biblico. Sì, sì. il prossimo anno arriva la dodicesima edizione. Eh, sì, Come le è esplosa in mano questa cosa? Allora, è nata un po' per gioco, tra virgolette, nel senso che è nata in libreria, in libreria mm -hmm. qui ci vediamo qui. un ambiente sì, di libreria, sì. Liberia, uno, degli ambienti, uno qui. degli ambienti. È nata nella libreria di Vicenza, una piccola libreria, ma i, le persone che ci lavoravano, alcuni nostri confratelli, ma anche dei laici, ci sono detti, ma quanta gente passa? La libreria è in centro della città di Vicenza e si sono chiesto quanta gente passa e non entra, e la Bibbia, come noi che dobbiamo portare la Bibbia a tutti, <coughs> allora è nata l'idea di provare a fare una piccola animazione a tre giorni biblica per portare la Bibbia fuori, fuori dalla libreria ma anche fuori dalle chiese, e dalle sagrestie, è esploso in mano, nel senso che l'idea nata 12 anni fa è stata un'idea vincente che ha trovato da una parte il bisogno, soprattutto in una città come Vicenza, di esperienze nuove, Dall'altra è nata una comunità attorno al nostro progetto di persone, di volontari, di sostenitori più grandi delle nostre attese. Questo diciamo, è un miracolo un po' della collaborazione tra Paolini e diocesi e tanti volontari. Le è venuta in mente qualche volta quell'immagine. Io credo che sia capitato anche lei da, da giovanissimo, degli incaricati dei Paolini. Si ricorda dopo sì. il concilio che passavano di casa in soprattutto casa, le eh, soprattutto le suore. Soprattutto sì, le suore, a sì, casa sì, mia sì. sono venute delle suore, sì, appunto. Sì. E naturalmente offrivano questa grande opportunità che era la Bibbia sì, in casa. Ci sì. ha pensato qualche volta. Sì, sì purtroppo si è perso questa capacità e le forze per andare casa per casa, anche perché oggi c'è molta più ah, diffidenza è sì. cambiato il mondo. Però credo che tanto, tanto bene hanno fatto queste persone, queste sorelle soprattutto, che sono riuscite ad avere il coraggio di andare a bussare, portare una parola buona in casa, e in famiglie che forse non avevano nemmeno i mezzi. Allora c'era il tentativo anche i primi tempi di scambio merce, se cioè gli davano delle uova piuttosto di, in cambio di un libro, ecco, per dire anche eh, aneddoti di questo certo, tipo. Certo, certo. Però è chiaro che oggi c'è sempre più bisogno di ritornare a portare nelle nostre famiglie un messaggio buono, in tutti, con tutti i mezzi. Ecco. Certo. Le è capitato, Don Ampelio, in un qualche momento di aver trovato conforto, tra virgolette, in qualche momento magari anche difficile, conforto nella sua vocazione, nell'essere paolino? Sì, eh, credo il conforto più bello è avere un fondatore Don Alberione che è sempre stato dietro le quinte. Quindi mh, la consapevolezza che non devo mirare i risultati momentanei. E questo mi dice: Vabbè, io ce la metto tutta, poi io ho un santo protettore, cioè il santo protettore, è questo e quando io ce l'ho messa tutta. Buon oh, Dio, tocca a te. E quindi mi abbandono a lui, e dico: eh, io più di così non riesco a fare. Quindi quello mi dà serenità e mi fa dormire tranquillo. I problemi ce ne sono stati perché ho avuto anche un po' il ruolo di responsabilità di Paolini in Italia mm. però ringraziando Dio mi sono sempre fidato di lui e di fronte ai problemi vado oltre ecco da provinciale che cosa ha visto? Quanto, quanti volti ha visto belli della sua famiglia mm. e quante anche ma, storie magari faticose perché insomma il nostro paese è fatto e la vita religiosa oggi ha bisogno di un rinnovamento sicuramente anche la vita paolina dall'altra c'è veramente tanta donazione tanto nascondimento ma Persone anche anziane che si sentivano orgogliosi di poter ancora dare una mano, anche solo per piegare un'immaginetta, per diffondere un messaggio di speranza per diffondere la Bibbia. Quindi credo che sia la cosa bella. Quindi, e poi l'altra cosa molto bella è forse scoprire che la, diciamo, la diffusione della San Paolo, anche dei nostri mezzi, famiglia cristiana, eccetera, non è frutto di una persona, di un leader, ma di una comunità, di una. Chiesa, anche Chiesa italiana che ci ha creduto in, in questo impegno nei mezzi comunicati. Che cosa può dare alla Chiesa di oggi l'aspetto di una comunità religiosa, in questo caso dei paolini? Sì, credo che la realtà paolina nel mondo della comunicazione può dare sicuramente un modo di vivere la missione di evangelizzazione, e di essere giornalisti, cioè tanti ormai anche cristiani si impegnano in questo campo e meno male. Dall'altro l'essere consacrati mi permette di e dimostrare come ci vuole un'anima dietro la professione che si fa e quindi eh, potiamo, possiamo essere ecco, nel mondo della comunicazione questo segno che più abbiamo un'anima, più siamo nutriti della parola più siamo non solo giornalisti ma siamo annunciatori del Vangelo la vita dei in generale oggi credo che può dare veramente questa capacità di andare oltre alle fatiche dell'oggi e Dare pienezza se si è innamorati di Cristo, è chiaro che è quello che ci unisce. Ordinato a Roma? Ordinato a Roma? Con quanti eravate? Eravamo in cinque come Paolini. In cinque, cinque, Paolini, cinque Paolini, insieme Paolini. a tanti altri. No, come no. Solito Roma. Ah, no, 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 avevamo cinque... fatto l'ordinazione in casa nostra, ah, in Paolini. casa vostra, sì. Paolini. cinque Paolini. Ricorda sì, bene quella giornata. Sì. Eh, come no, eh, tra l'altro ci ha ordinato l'allora vescovo eh, di San Lorenzo di Fossano. Quindi. Mm -hmm. Cuneo perché sì, eravamo sì. nel centenario della nascita dell'Alberione e quindi mm. avevano chiesto a lui che poi è diventato il Cardinale Poletto, quindi mm. è una persona che poi si eh, che è rimasta in contatto. Certo, molto, certo, certo. Molto un personaggio per quanto riguarda sì, la nostra sì. chiesa il Cardinale Poletto. Certo. È sicuramente è una persona che è molto cara poi tra l'altro, molto anche dalla mano e, questo. e poi sicuramente... Veniva dalle sue terre? Sì, originario di Treviso, anche se poi immigrato, anche lui sì, è andato certo. a, a, in Piemonte. Un po' immigrati li siamo tutti, eh. siamo tutti un po' immigrati o no? Sì, beh, le nostre terre poi se fossimo, avessimo un po' di memoria storica, mm -hmm. metà del Veneto in questo ultimo secolo è andato all'estero, sì, comunque sì, fuori sì, del sì, Veneto, sì. quindi saremmo il doppio come Veneti, quindi dovremmo ricordarci che anche noi siamo stati siamo, migranti, siamo stati, come si, migranti, sì, siamo certo, stati certo, esuli certo. per lavoro, per necessità, però... Ecco, Alcune volte... Questa è una domanda che faccio. Se papà mi vedesse ora, mio papà dall'alto spero che mi veda, <ride> ma eh, non ero io il destinato a diventare prete o religioso comunque, perché secondo i sogni dei miei genitori era il mio fratello più vecchio perché dicevano che. Ver, Avevo era, qualche numero in più? No, era no. stato un miracolato ragazzino. C'era stato forse, un fatto un particolare. Fatto particolare che... Eh, e quindi secondo loro avendo avuto una grazia grande quando era piccolino proprio per una malattia che sembrava che non ha portato conseguenze e allora pensavano che fosse lui no? una volta sai che c'era l'abitino di San Francesco ci si vestiva lui sì, sì, l'ha portato sì, sì, per un po di, sì, 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 di sì, mesi eccetera sì, quindi un po' la devozione forse però e allora era lui quello e di fatti qui a Vicenza è venuto un anno prima di me quindi nelle medie ha studiato un po' di anni 8-9 anni poi la sua vita si è sposata, e invece io sono rimasto, perché io ero il secondo di cinque fratelli, eravamo, ero quello destinato a dare una mano in cucina. Eh, ah, cioè, per, per la pasta asciutta. Quindi Secondo mio papà doveva essere un po', era il primo disegno. Sì, poi il mondo Dio ha fatto diversamente. Sì, sì, sì. È la provvidenza percorre strade che non sì, conosciamo chiaro. e poi in continuo mutamento perché naturalmente chiaro, i chiaro. disegni di Dio sono particolari. Da questo punto di vista, per quanto riguarda le sue radici, la sua storia, che cosa ha cercato di trasmettere, di portare della sua fede, mm -hmm. della fede dei suoi di papà e di mamma, della sua famiglia all'interno dell'esperienza sua personale di uomo di chiesa? Ma Credo che i miei mi hanno dato la caparbietà, nel senso di non scoraggiarsi, di fidarsi di Dio. L'ho vissuto sulla mia pelle proprio perché, essendo rimasto orfano da piccolo, io avevo 12 anni, il più piccoli dei miei fratelli, 3. Ho visto in mia mamma proprio questa tenacia e questo fidarsi di Dio, che era l'unico modo per portare avanti la famiglia con cinque figli. E questo credo che sia l'elemento primo. Il secondo, il sorriso, cioè. Saper sempre aver dentro quella gioia che non ti porta mai a scoraggiarti, anche se le fatiche ci sono. Mi è piaciuto perché quando sono arrivato, facendo quelle due parole all'inizio, io ho trovato qui degli ospiti sì. che vengono da lontano perché si vedono Abbiamo... il colore della pelle, e lei mi ha detto: noi facciamo cultura. Eh sì, facciamo cultura, <ride> facciamo accoglienza. Abbiamo qui nel nostro complesso 50 ospiti, un po' del Centrafrica. Arrivati così dal, nel giro di due ore, ci è stata chiesta questa disponibilità di ambienti che avevamo un po' liberi e li abbiamo quindi, accolti. E... e allora cosa vuol dire fare cultura oggi? Eh, fare cultura oggi vuol dire saper dialogare con tutti, accogliere tutti, perché ognuno è portatore di qualcosa. E allora io sono un uomo di cultura, a misura in cui sono in grado di valorizzare quanto il fratello mi dà, il dono che il fratello mi dà. Papa Francesco invita naturalmente ad uscire a non aver paura insomma di allargare, lo ricordava un sì, attimo sì. fa anche lei, no? questo, questo discorso del dialogo. Però ci sono degli strumenti ai quali noi potremmo attingere per avere questa forza, per trovare questa forza anche di non aver paura. E credo che sicuramente per non aver paura bisogna sicuramente nutrirsi della parola. Il robustissimo, Il robustissimo perché quello è la garanzia. E poi credo che oggi, per essere chiesa in uscita, dobbiamo avere il coraggio di guardare oltre, di avere il coraggio di non accontentarci dell'ordinarietà della pastorale. Dobbiamo veramente, abbiamo abbandonato la scuola, abbiamo abbandonato la comunicazione, abbiamo abbandonato tanti servizi e tante presenze oggi. No? Quindi credo che come chiesa dobbiamo veramente avere il coraggio di riprendere a essere presenti nel mondo della scuola, dell'educazione. Nel mondo della comunicazione e in maniera molto decisa. È squillato un telefono mm. di là. Quante volte squilla il telefono di Don Ampelio? Mamma mia, a volte... quante richieste arrivano qui? Ma ne arrivano mm. sì perché seguo varie attività, ne arrivano anche troppe, dal festival biblico al pastorale giovanile vocazionale, all'animazione spirituale, che sono tante realtà che seguiamo. E... Per, fare, per lavorare bisogna lavorare di notte. Quando la gente per prepararsi, è, dice. Per prepararsi, eh. sì. Perché è l'unico momento in cui si ha un po' di tranquillità, perché il telefono spezza, no? Certo. E allora durante il giorno si lavora con dei collaboratori, perché qui c'è un po' il cuore del Festival Biblico. Quindi lavoriamo con dei collaboratori e di sera, poi quando devo preparare degli incontri, di sera. Allora, dicevamo, per tornare al Festival Biblico. L'anno prossimo è la dodicesima edizione. Tutta sì. una serie. C'è stato un momento in cui ha capito che la responsabilità alla fine era grossa, anche se all'interno di un'esperienza che poi è limitata nel tempo. Ma, diciamo... Perché c'erano dei ritorni, perché ha visto interesse, sì. perché... Ma, allora, io l'ho sempre seguito il festival da protagonista delle ultime 5-6 edizioni, cioè da protagonista da presidente assieme al co-presidente della diocesi. Prima l'ho seguito più a livello come centro culturale, ero già presidente del centro culturale, quindi l'ho seguito più come sostegno dietro le quinte. Allora, la cosa che mi sorprende, soprattutto gli ultimi due o tre anni, è quante realtà ci chiedono come fate. E quindi già il fatto di da Vicenza esserci aperti a... Verona, Padova, Rovigo e da quest'anno Trento, sì, sì. sicuramente è un segno molto concreto dell'interesse, ma anche altre realtà, altre diocesi ci hanno chiesto cosa fare, come fare e stanno cercando in forme diverse di dar vita a dei format di animazione biblica, chiamiamolo così, in modo che la Bibbia veramente possa essere presentata alla gente come veramente un punto di riferimento e non come un libro intoccabile o, o in, non comprensibile. La parola di Dio è, ha una sua efficacia e ha una sua chiarezza, basta avvicinarsi. Lei prima accennava ai nuovi strumenti di comunicazione, quindi anche la difficoltà di stare al passo con i tempi senza dimenticare le origini, le certo. radici dalle quali veniamo. Tanti anni fa, o meglio un bel po' di anni fa, in una visita a Mosca in Russia. Con un paolino tra virgolette veronese d'eccezione, don Bernardo Antonini. Ah, sì, Abbiamo sì. avuto la fortuna, io e Luca, che adesso sta dietro la telecamera, di visitare una libreria paolina sì, in centro a, a Mosca. Mosca di San Paolo. Sì. Ci sono ancora dei luoghi in cui noi ci stupiamo perché il Vangelo non arriva e perché magari quel Vangelo, adesso c'è questa grande opera anche di Francesco, chiaro, no? tenetevi chiaro. in casa un Vangelo, e perché anche un Vangelo cartaceo, cioè un, un volume, insomma il, il classico libro come lo intendevamo ha un senso, ha uno scopo, ma, guarda, ha una ma necessità quasi. La cosa mi sorprende sempre, quando nei film eh, si deve parlare della Bibbia o uh -huh. eh, c'è sempre il Vangelino San Paolo che è mano, perché poi intravedi il marchetto no? e lo riconosci, quindi mi dice, cioè se anche in questi ambienti, un po' più lontani forse da Dio, ma comunque ricorrono a questi nostri piccoli strumenti, vuol dire che è arrivato dappertutto quindi credo che il contributo che i paolini e le paoline abbiano dato alla chiesa in Italia non solo è aver portato la bibbia nelle famiglie. Adesso la sfida grossa è aiutarla ad aprire. Ecco perché anche qui in comunità facciamo dei corsi sulla bibbia, su come utilizzare la bibbia di metodologia, anche su come utilizzare i mezzi nel comunicare i contenuti della fede, quindi e chiaro, la sfida adesso è proprio quella, la gente non basta averla in casa, nella biblioteca, ma usarla, mettersi in ascolto, cercare veramente di nutrirsi. Ecco, da questo punto di vista le nostre chiese, sono le nostre chiese diocesane, le nostre parrocchie, sono sufficientemente pronte perché la sete nel mondo dei laici che lavorano in certe... Cioè. cioè diciamo che il terreno ci sarebbe. Diciamo ci sono dei segni belli, delle belle esperienze, ma ancora molto minoritarie. Purtroppo la gente, noi cattolici, non siamo ancora amanti della parola come bisognerebbe. E quindi, però ci sono delle belle esperienze, gruppi biblici, piccole iniziative. Speriamo che questo diventi fermento per una rinascita e un rilancio proprio della a Bibbia. A cominciare magari dai giovani. Sì, che i hanno Sì, 87... dai giovani, tutto sommato, chi, chi si avvicina alla Bibbia poi si entusiasma e non l'abbandona più. Dall'altro stiamo cercando anche di dar vita a qualche iniziativa interessante, abbiamo parlato anche al recente Festival Biblico, una giornata della Bibbia, un po' seria a livello mondiale. Quindi vediamo, stiamo organizzando, vediamo se il Giubileo ci aiuta a far vediamo. nascere un progetto di giornata della Bibbia come abbiamo presentato al Festival Biblico, cioè una giornata in cui, come c'è il corpus domini, c'è anche il verbo domini, cioè veramente la venerazione ah, della sì. parola. E quindi speriamo, dai. Indubbiamente, io credo che in una giornata Don Ampelio farà fatica a trovarsi da solo, ma quando ha bisogno di riposare un po' con il cuore e con la mente, dove va Don Ampelio? Ma, ma la fortuna è che al mattino la nostra oretta, oretta e mezza di preghiera c'è sempre. La sera anche eh, abbiamo noi come obbligo un'ora di adorazione eucaristica. Non sempre si riesce a far bene perché abbiamo molte attività in casa, più o meno a quell'orario lì, i incontri dopo cena, eccetera. però il rifugio in cappella, è in cappella. Lì, cioè a trovare il buon Dio, <ride> è l'unica. Che volto ha la misericordia oggi filtrata attraverso la grande esperienza di Don Alberione? La misericordia oggi è fare la carità della verità, cioè rinnovare l'impegno a diffondere una parola di salvezza. Cioè credo che. Oggi l'uomo ha bisogno di nutrirsi di cose serie, è valide. Purtroppo noi italiani poi non leggiamo più, non vediamo più, cioè siamo molto poveri intellettualmente e nella ricerca anche di nutrirci spiritualmente. Questa è un po' la nostra, la nostra povertà e la nostra sfida come Paolini. Tra le tante cose, ha già messo in mano al prossimo Festival Biblico. Sì, sì, abbiamo già proprio oggi, in questi già il giorni. C'è già, già, già il tema. Posso guardarlo bene così non lo sbaglio. Sì, certo. Giustizia e pace si baceranno, è una citazione del Salmo 85, dove eh, l'idea di fondo qual è? Oggi, dopo aver affrontato il tema ecologico nel festival qui di maggio-giugno, ci siamo resi conto che mh, la prima grossa sfida qual è? Quella di eh, scoprire. La problematica più concreta oggi dell'ecologia dell'umano è vivere in pace tra di noi, che non vuol dire assenza di guerra, ma vuol dire veramente costruire un mondo diverso, un mondo capace di dialogare. È ecco quello allora che se ci, la vera pace passa tramite la giustizia, passa tramite poi anche il perdono. Difatti eh, l'idea di fondo che abbiamo è proprio questa presa da Giovanni Paolo II: non c'è pace senza giustizia. Ma non c'è giustizia senza perdone. Quindi credo che il, il tema, poi, anche della misericordia del giubileo, ben si innesta in questo percorso. Auguri per questo lavoro e poi, naturalmente, per l'altra piccola croce che le hanno dato, che è quella, appunto, di responsabili di questa pastorale, giovanile, giovanile, vocazionale, sì. E eh beh, questo dobbiamo. Sono rinati trent'anni, perché riprendo bene, a fare bene, un bene. lavoro fatto trent'anni fa, ma grazie a Dio ho un prete giovani che mi danno una mano. A un quindi, team, un sì, sì st stiamo costruendo un nuovo. Quindi, Auguri e grazie grazie, grazie. grazie a voi e buon apostolato. Eh, noi diciamo apostolato non solo lavoro, è eh, così portare <ride> la parola. A sì. Grazie. grazie.